Il Bastia stacca il biglietto per la finalissima del 1° novembre con un pragmatismo magistrale, ormai diventato il marchio di fabbrica della gestione Grilli. I biancorossi, forti del vantaggio dell'andata, badano prima a non prenderle e poi, quando la Subasio gli concede lo spazio, non hanno pietà e portano a casa il risultato pieno rischiando poco o nulla. Nelle prime fasi il match appare bloccato, il Bastia aspetta Sornione l'occasione propizia per colpire, soffocando nel frattempo ogni tentativo di gioco della Subasio con un pressing asfissiante. La prima azione degna di nota è al 18esimo, quando Stirati riceve palla al limite dell'area e sfugge alla marcatura di Bolletta. Catarinelli respinge il suo tiro, consegnando la sfera sui piedi di Benedetti, che però è in posizione irregolare. Intorno alla mezz'ora il gioco rimane fermo per svariati minuti, a causa di un brutto colpo alla testa subito da Bernardini, che al 32esimo si vede costretto a lasciare il campo in favore di Pantaleoni. Si aprono gli spazi in mezzo al campo ed il Bastia tenta di approfittare al 35esimo, con Stirati che di controbalzo manda alto un cross di Bococo. I pericoli arrivano sempre dalla catena di sinistra, al 41esimo Stirati ci riprova, trovando di nuovo l'opposizione del classe 2000 Catarinelli. Il gol però nell'aria e alla fine arriva nella maniera meno attesa, beffardo colpo di testa di Zanchi che sorprende tutti, infilandosi lentamente nel sacco. Nella ripresa la squadra di Bonura prova a scuotersi con Fondi che si fa largo tra le maglie avversarie servendo un ottimo pallone per Evacuo, che però non calibra bene il suo tiro spedendolo sopra il montante. All'11esimo Speranza su punizione confeziona un pallone con il contagiri per la testa di Colombi, ma Lillacci gli dice di no e la difesa si rifugia in angolo. La Subasio deve stare attenta a non scoprirsi troppo perché il Bastia è sempre in agguato ed infatti Stirati mette paura in ripartenza colpendo l'esterno della rete. I bianconeri non imparano affatto la lezione e sono costretti a raccogliere di nuovo il pallone dal sacco. Ferrucci apre magistralmente per Bura che entra in area per poi servire su un piatto d'argento il pallone del 2-0 al giovanissimo Rosignoli. La finale sembra ormai cosa fatta per i ragazzi di Grilli e i tifosi biancorossi iniziano a cantare tutti a Gubbialè. Inevitabile la partita perde di vitalità, mentre la Subasio ci prova comunque al 26esimo con una posizione di Colombi che si spegne senza creare pericolo a lato del palo. Non c'è nemmeno spazio per il gol della bandiera, con Ricciolini che vede sfumare così l'occasione capitata sui suoi piedi. Anche Fondi cerca la gola personale al 41esimo, ma Lillacci si conferma in grande forma, deviando in angolo anche questo pallone. Dopo 4 minuti di recupero e le ultime sostituzioni di rito, il Bastia può raccogliere gli applausi del suo pubblico. La sua squadra ha subito un gol beffardo alla fine del primo tempo e poi anche in virtù dello svantaggio dell'andata la partita è rimasta segnata. No, beh, sicuramente il primo gol ci poteva stare, noi comunque eravamo obbligati a farne due, siamo passati al turno per provare a passare, quindi non è che ci ha spostato parecchi equilibri, più che altro il secondo a quel punto è diventata più dura, però io dei ragazzi non posso di nulla, sono impegnati, anche il secondo tempo abbiamo cercato di riaprirla, abbiamo avuto diverse occasioni, purtroppo non siamo riusciti a riaprirla subito all'inizio, su 1-0 abbiamo avuto anche una palla, un calcio da fermo con Colombi, poi purtroppo oggi qualche episodio ci ha detto male e niente, complimenti al Bastia che è passato anche in finale e basta. Luca Grilli, tecnico del Bastia che ha staccato il ticket per la finale, è una partita esemplare, all'inizio non avete lasciato giocare la Subasio e poi quando avete avuto l'occasione avete messo in ghiaccio la partita anche in virtù del vantaggio dell'andata. Sì, l'avevamo preparata così, avevo chiesto una grandissima prestazione perché... Innanzitutto per il valore degli avversari e due perché insomma sì, loro si sarebbero giocati tutto e quindi dovevamo stare attenti in campo, posizionati bene e questo l'abbiamo fatto. Poi siamo stati anche cinici nelle occasioni che ci sono capitate e bravi in fase difensiva, quindi siamo andati in vantaggio e poi il secondo tempo comunque sia... c'è stata un po' di sofferenza ma era comprensibile, naturale, anche perché loro cercavano assolutamente insomma di pareggiare o rimediare la partita e niente, faccio i complimenti veramente a tutti, l'avevo detto anche domenica perché anche oggi hanno giocato 3 persone che non si sono mai allenate e per di più anche oggi abbiamo finito con credo 5 under in campo di cui 2 del 2001 che credo sia anche una soddisfazione per il Bastia Calcio e per il suo settore giovanile. Quindi, e poi per quanto riguarda loro, che stiamo concretizzando un sogno. Da quando sono arrivato io, che eravamo quasi ad andare in promozione, nel giro di 2 anni siamo arrivati a una finale di Coppa Italia e stiamo facendo, credo, bene, perché in 11 partite abbiamo perso una partita, abbiamo subito... in 11 partite ufficiali abbiamo subito 4 gol con diversi problemi di infortuni che poi si sono, dato che le partite sono molto frequenti in questo momento, è anche difficile
ed è per questo che faccio i complimenti ai giocatori, perché fanno di tutto per arrivare alla partita, per cercare di dare il loro contributo. Quindi credo che sia il raggiungimento del loro sacrificio e della società, quindi sia il giusto premio una finale. Poi la finale e finale sono partite a sé, sono partite che sono determinate da tantissime cose, quindi, ma credo che sia già un grande risultato per Bastia, dato che era 11 anni che non si qualificava, insomma, arrivare a una finale, e credo che sia anche la soddisfazione per la società, quindi faccio i complimenti a tutti.